Bentornati anche oggi alla rubrica Consigli della bibliotecaria. Oggi parleremo di un'autrice tedesca molto molto amata anche in Italia e che è tra le più prestate nella nostra biblioteca. Stiamo parlando di Corinna Baumann. Corinna Baumann ha iniziato la sua carriera letteraria come autrice per ragazzi e come autrice di fantasy. Nel 2012 però ha provato a scrivere questo romanzo che si chiama L'Isola delle Farfalle, che ha avuto uno straordinario successo. È stato per settimane in cima alle classifiche di Amazon.de ed è stato tra i bestseller dello Spiegel. Quindi diciamo che questa grandissima accoglienza positiva ha spinto Corina a dedicarsi da quel momento in poi alla narrativa femminile. La trovate infatti nel nostro scaffale rosa perché Corina è appunto specializzata nel creare dei romanzi con delle protagoniste femminili molto forti che cercano il proprio posto nel mondo, la propria identità, che a volte lottano anche contro le convenzioni del loro tempo. Sono delle protagoniste cui è molto facile affezionarsi e che trascinano la lettrice all'interno delle loro storie e credo che questo sia uno dei motivi proprio del successo straordinario che ha avuto poi Corinna Baumann anche in Italia. Tanto che pensate che questo libro, L'Isola delle Farfalle, ed è questo uno dei motivi per cui ve ne parlo, ha avuto in Italia 8 ristampe, proprio perché appunto è stato tantissimo apprezzato e amato e continua ad avere tantissimi lettori. Infatti ne abbiamo più copie anche all'interno della nostra biblioteca. Vi ricordo che di tutti i romanzi di cui vi parlo metto nel box in descrizione sia dove potete trovare la versione cartacea sia anche il link Amlol, la nostra biblioteca digitale in cui potete prendere gratuitamente in prestito anche la versione in ebook se preferite leggere appunto in digitale. Quindi vi consiglio appunto di partire da questo libro se non avete mai letto nulla della Baumann, perché diciamo che racchiude un po' alcune delle caratteristiche di altri suoi romanzi. Non è mischia due storie d'amore, una ambientata nel presente, diciamo, e una invece ambientata nell'Ottocento. Quindi c'è una ragazza che cerca le origini della sua famiglia, poi vi leggo bene la trama così capite meglio. Quindi ci sono queste due storie che si intrecciano nel passato e nel presente. È una saga familiare, appunto, che presenta questa doppia alternanza, appunto, tra presente e passato, come succede anche nei romanzi di altre autrici, come per esempio Lucinda Riley o Kate Morton. Quindi, se avete amato, per esempio, i romanzi di Lucinda Riley, vi consiglio moltissimo anche Corinna Baumann perché di solito alle lettrici a cui piace una piace anche l'altra. Lo stile di Corinna Baumann è molto fluido, scorrevole, avvincente. Mi viene da dire semplice, ma in realtà potrebbe far pensare a semplicistico, mentre invece non lo è. È un'autrice con una grande padronanza sia dei dialoghi sia anche delle descrizioni, che sono comunque molto puntuali, permettono di calarsi appieno nella storia, nel momento sia storico sia nella paese, perché spesse volte appunto si svolgono in paesi esteri, come appunto è il caso di questo qua. Però appunto non sono mai descrizioni prolisse o noiose. Corinna Baumann non inserisce dettagli inutili, ma ogni tassello che ci racconta serve a far progredire la storia. Quindi proprio per questo ci vuole una grande padronanza a fare questa cosa. Quindi anche scrivere in modo semplice e scorrevole è un segno di una grande scrittrice. Insomma, quindi non volevo assolutamente sminuirla dicendo che scrive in modo semplice. È un libro adatto a tutti e questo è appunto un altro grande vantaggio. Tutti possono davvero immergersi in questa vicenda. Vi racconto un po' la trama. È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera precedente, infatti, ha scoperto che suo marito l'ha di nuovo tradita e, come se non bastasse, una telefonata dall'Inghilterra la informa che la cara zia Emily ha le ore contate e vorrebbe vederla un'ultima volta.
Non le resta che fare i bagagli e prendere il primo volo verso l'antica dimora di Tremaine House, dove i suoi avi hanno vissuto per generazioni. Diana non può sapere cosa l'attende, non sa che in punto di morte zia Emily le sta per consegnare un terribile segreto di famiglia, custodito gelosamente per anni. Come in un rebus, con pochi enigmatici indizi a disposizione, una foto ingiallita che ritrae una bellissima donna di fronte a una casa tra le palme, una foglia incisa in caratteri misteriosi, una bustina di tè, una vecchia guida turistica, a Diana è affidato un difficile compito: portare alla luce cosa accadde tanti anni fa, nel lontano Oriente, a Ceylon, l'incantevole isola del tè e delle farfalle, qualcosa che inciderà profondamente anche sul suo destino. Corinna Bowman ha dichiarato: "Rapisco le mie lettrici trasportandole in paesi lontani, dove vivranno avventure incredibili e scopriranno segreti sepolti da generazioni." E questo è proprio il caso di questo romanzo. È un libro molto bello, a me è piaciuto molto, devo dire la verità, lo consiglio, perché non è soltanto il classico appunto intreccio tra passato e presente, non è soltanto una doppia storia d'amore molto molto bella quella che si svolge nell'Ottocento, è un amore proibito, quindi diciamo che sono i miei preferiti, ma è anche un viaggio alla scoperta di quella che è una pagina di storia molto poco conosciuta, o che perlomeno a me era sconosciuta, quella che parla appunto dell'isola di Ceylon, che oggi è lo Sri Lanka, e dei Tamil, una popolazione appunto che lì viveva. Quindi lo trovate appunto tra i romanzi rosa e vi parlo adesso invece di un altro romanzo, sempre di Corinna Bowman, che si intitola Il fiore d'inverno. Ho scelto di parlarvi di questo romanzo perché è sempre un romanzo autoconclusivo, perché Corinna Bowman ha scritto anche delle saghe, e se vi farebbe piacere appunto sentirmi parlare di una di queste saghe, scrivetemelo pure nei commenti e lo farò con piacere. Ma appunto in questa occasione ho deciso di dare appunto uno sguardo introduttivo che permettesse a chi non aveva mai avuto il piacere appunto di imbattersi in questa autrice di iniziare da dei romanzi autoconclusivi. Quindi vi ho presentato L'Isola delle Farfalle, che oltre ad essere il suo primo romanzo di questo genere è anche appunto una saga familiare, diciamo, in quanto intreccia passato e presente. Appunto, Il fiore d'inverno invece l'ho scelto perché presenta un po' l'altra faccia di Corinna Bowman, una faccia più favolistica, più prettamente romantica, quasi atemporale, perché appunto Il fiore d'inverno si svolge nel passato, si svolge in una cittadina sulle rive del Mar Baltico, nell'inverno, quindi c'è questa atmosfera molto fiabesca del Natale, del ghiaccio, della neve su questo mare freddo e misterioso, però appunto ha più una cornice quasi da favola, appunto una favola natalizia. Infatti anche la trama, diciamo, che ha proposto la casa editrice comincia proprio dicendo: "L'inconfondibile romanticismo di Corinna Bowman in una storia natalizia carica di sogni e di magia." Quindi sono due romanzi un po' diversi, L'Isola delle Farfalle è più storico, ci sono anche dei momenti tragici all'interno del romanzo, mentre invece, appunto, se volete un romanzo più romantico a tutto tondo, appunto, Il fiore d'inverno fa per voi. Io l'ho trovato davvero un romanzo delizioso. È un po' una coccola, è davvero un romanzo tenero, fiabesco, coinvolgente, appassionante. Tutti i personaggi sono ben sviluppati, hanno una loro evoluzione all'interno del romanzo e mi è piaciuta in particolar modo la figura di Barbara, una ragazza appunto che come nei migliori feuilleton ha perso la memoria, non ricorda più il suo nome, e ha come unico indizio per conoscere la sua identità uno stelo di fiori che appunto teneva in mano. L'ho trovato davvero, davvero molto appunto romantico e fiabesco. Vi leggo un po' la trama. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1902, una violenta tempesta infuria sulle lunghe spiagge sabbiose di Heidelgam, sul Mar Baltico.
Intanto, nell'elegante albergo della famiglia Baabe fervono i preparativi per un'occasione speciale, il ballo di Natale nel castello del Granduca, che inaspettatamente ha inviato loro un invito. Il momento ideale per annunciare in grande stile il fidanzamento della giovane Ioanna con uno dei migliori partiti della città. Ma c'è un segreto che la ragazza non ha mai avuto il coraggio di rivelare a nessuno, nemmeno al fratello maggiore Christian, da sempre suo confidente. L'amore per Peter, la cui famiglia è nemica giurata dei Baabe da decenni. A turbare i grandi progetti dei genitori arriva un altro evento inaspettato. Durante una cavalcata sulla spiaggia, Christian trova una ragazza dai lunghi capelli neri riversa sulla battigia, priva di sensi. Fra le dita stringe ancora con forza il rametto di un ciliegio. Chi è questa donna che ha dimenticato persino il suo nome? E perché l'unico ricordo che conserva è legato alla misteriosa leggenda dei fiori di Santa Barbara? Davvero un rametto tagliato il 4 dicembre può fiorire a Natale, realizzando i desideri più nascosti? Come vedete, ci sono proprio i classici temi, appunto del feuilleton, la donna senza nome, senza passato, il fidanzamento con una persona, sgradita, un amore segreto e contrastato tra due famiglie rivali. Quindi, appunto, se volete davvero sognare, il fiore d'inverno fa per voi. Per oggi ci fermiamo qui con i consigli della bibliotecaria, spero di avervi incuriosito su questa autrice, che io trovo davvero talentuosa, e insomma se volete saperne di più su di lei resto a disposizione. Grazie, a presto!